Buongiorno a tutti dalla TG Meridiano di Toscana TV e apriamo con la politica. Andiamo a Firenze, parliamo delle comunali, dove è stata presentata la squadra del Movimento 5 Stelle con Bonafede e Chiara Valentini. Sono 33 i candidati del Movimento 5 Stelle che sostengono lei come candidato sindaco. Chi sono i nomi? Quali personalità ci sono in lista? Allora, i candidati che sostengono la mia candidatura sono persone che hanno lavorato negli ultimi mesi alla redazione del programma elettorale. Sono professionisti, ognuno nel proprio settore, che hanno speso e vogliono spendere il loro impegno per il bene e il futuro della città di Firenze. Come sono stati scelti? Sono stati scelti in funzione della loro partecipazione. Non sono stati individuati dal sottoscritto o comunque da un'organizzazione demandata a tale scopo. Sono persone che hanno chiesto di poter partecipare al progetto che abbiamo in mente per Firenze. Non sono neanche stati scelti però con la piattaforma Rousseau? Hanno seguito le procedure previste per la piattaforma Rousseau. Tutti i candidati per il Movimento 5 Stelle devono essere iscritti e devono accettare lo statuto del Movimento 5 Stelle, per cui attraverso appunto il processo sulla piattaforma Rousseau. Quello per forza, ma non sono stati scelti, voglio dire, dagli iscritti al Movimento 5 Stelle attraverso la piattaforma Rousseau. Glielo chiedo perché questa è una delle polemiche che ha accompagnato anche la sua candidatura. Ho capito cosa vuole dire. No, non sono stati scelti in questo senso. Sulla piattaforma Rousseau il processo prevede che il candidato sindaco inserisca e inviti i componenti della squadra, i quali a loro volta dovranno accettare appunto l'invito formalizzando la candidatura sulla piattaforma. Ministro, dopo tanti tira e molla, insomma, alla fine anche il Movimento 5 Stelle ha il suo candidato e la sua lista soprattutto. Che lista è? La lista del Movimento 5 Stelle è una lista ambiziosa, guidata da Roberto De Blasi, è una lista fatta di competenze ed eccellenze, liberi professionisti, dipendenti, persone di tutti i settori della società, cultura, economia, è la lista di cui ha bisogno Firenze, c'è una lista di cittadini che con le loro competenze si aprono a questa città. Firenze è stanca di subire decisioni che vengono prese nelle stanze dei partiti, ha bisogno di una politica che si apra completamente alla città, che dia la possibilità a questa città di esprimere le proprie meraviglie con un'amministrazione che pensa alla possibilità che i cittadini possano godere di quelle meraviglie. Purtroppo è diventata una città insicura, che ha bisogno di maggiore sicurezza, ha bisogno di una pianificazione urbanistica, di progetti, di trasporti che siano al servizio dei cittadini di Firenze, ha bisogno di un impegno sicuramente maggiore e più importante in tema di raccolta differenziata, perché oggi l'ambiente è la grande sfida di una città come Firenze. Insomma, sono veramente molto contento. Roberto De Blasi è un candidato che saprà non solo portare avanti questa lista e rappresentarla al migliore dei modi, ma saprà aprire il Movimento 5 Stelle alla città di Firenze e saprà portare avanti il programma come si deve, all'insegna della compattezza. Non c'è stato nessun tira e molla, semplicemente prima di presentare un candidato sindaco a Firenze con una lista, siccome noi non andiamo alla ricerca di poltrone, volevamo essere sicuri che la scelta fosse la migliore e così è stato. Rimanendo a parlare di politica, andiamo a Prato, dove la commissione elettorale del comune ha escluso due liste e due candidati al ruolo di sindaco ad esse collegati per disfunzioni e irregolarità rilevate nelle raccolte delle firme consegnate nella modulistica a sostegno della candidatura. Le liste escluse dalla competizione per le elezioni comunali di 26 maggio sono quelle di Forza Nuova e del Partito Comunista, collegate rispettivamente ai candidati sindaci Massimo Nigro ed Enrico Zanieri. La commissione elettorale ha deciso per l'esclusione perché le firme non erano sufficienti. Contestualmente la commissione ha sorteggiato l'ordine di lista dei candidati sindaci per Prato, che con esclusione sono diventati 8. Il primo sarà Daniele Spada del centrodestra, il secondo Emilio Paradiso della Lega Toscana, il terzo Matteo Biffoni del centrosinistra, il quarto Carmine Maioriello del Movimento 5 Stelle, il quinto Aldo Milone di Prato Libera e Sicura, il sesto Mirko Rocchi di Prato in Comune, il settimo Roberto Daghini, Comunisti Pratesi, l'ottavo Marilena Garnier dell'Lista Civica.
E adesso invece rimaniamo a Prato, ma veniamo alla cronaca, perché c'è stata una tentativo di spaccata contro l'ottica Mannucci, ennesimo tentativo, un'auto ariete contro il negozio di Via Roma che un anno fa era stato oggetto di un maxi furto da 100.000 euro. Per fortuna l'antifurto fumogeno ha fatto fallire il colpo, però insomma i danni sono ingenti, come sentiamo proprio dal suo proprietario. Purtroppo a distanza di un anno ci hanno già rifatto un altro furto. Fortunatamente oggi ho i sistemi che ho messo, non sono riuscito a prendere occhiali, o se l'hanno presi ancora è da valutare, ma l'hanno presi pochi. E quindi ci siamo, almeno da quel punto di vista lì, ci siamo salvati. Per il resto hanno buttato giù completamente tutta la vetrina e le vetrine che ci sono dentro sono rotte, perché con il botto hanno spaccato tutto. E il suo stato d'animo? Voglia di mandare tutti a fare una bella girata, di chiudere, sarebbe la cosa migliore, sarebbe chiudere, però come si fa? Ho 6 dipendenti, bisogna tirare avanti, stringere e tirare avanti. Bene, adesso invece andiamo a Firenze, cambiamo argomento, perché si è conclusa la 4ª edizione del Festival delle Religioni, la rassegna ideata da Francesca Campana Comparini, dedicata al tema Ora te, 4 giornate di riflessioni e incontri sul valore del tempo. Edizione che si è svolta interamente nella splendida Basilica di San Miniato al Monte, di cui si sono concluse proprio in questo fine settimana le celebrazioni per i 1000 anni dalla fondazione. La giornata di ieri si è aperta con il matematico e fisico Stefano Marmi, professore ordinario di sistemi dinamici presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, il direttore del centro Di Giorgi e del centro Fibonacci. Un intervento scientifico che ha fatto da contraltare agli interventi di questi giorni, disvelando molti e inaspettati punti in comune rispetto alle riflessioni di questi giorni. Durante il festival sono intervenute personalità religiose, dal cardinale Pietro Parolin a padre Enzo Bianchi e il patriarca Armeno Karekin II, però anche filosofi e sociologi come Massimo Cacciari, Sergio Givone, Mauro Magatti e Chiara Giaccardi. Il pomeriggio è stato animato dal confronto interreligioso tra l'imam di Milano Iaia Pallavicini e il rabbino di Firenze Amedeo Spagnoletto. Insieme hanno presentato la visione del tempo nell'Islam e nell'ebraismo, sottolineando come in entrambe le religioni sia fondamentale il tempo per la preghiera quotidiana e il tempo per il riposo. Il festival si è concluso in Basilica con l'intervento di Pietro Bartolo, noto per essere da anni il medico responsabile delle prime visite a tutti i migranti che sbarcano a Lampedusa. E naturalmente insomma un festival che si è concluso con grande successo e grandissimo seguito. Bene, adesso invece veniamo allo sport, parliamo della partita del Livorno contro il Palermo, sentiamo Breda. Mister, ancora una partita, diciamo, proibita a malati di cuore, ancora una partita in cui poteva arrivare la vittoria, non è arrivata, però a questi ragazzi non li possiamo certo rimproverare niente. No, la prestazione è giusta, si è andato sotto sul primo episodio loro, molto dubbio anche, perché secondo me è molto più rigore quello su Gasbarro 10 minuti prima che quello, e dove la vera grande occasione da gol è avuta tu con Gasbarro appunto di test. Poi andare sotto con queste squadre non è mai facile, invece i ragazzi hanno fatto una grande partita al secondo tempo, spendendo tantissimo nei primi 25 minuti, però tenendo molto alti i ritmi, e allo stesso tempo però poi dopo chi è entrato riuscendo a essere pericolosi e a volerla fino alla fine. Alla fine non siamo riusciti a portare a casa la vittoria, però certamente ai ragazzi non possiamo dirgli niente, perché del tipo di prestazione. Manca la voglia di provare a vincere fino alla fine, perché anche l'occasione di Gori nel finale è di un gruppo che ci prova fino alla fine. Un gruppo che appunto ci prova fino alla fine, che reagisce, soprattutto anche è andato al riposo, diciamocela tutta, un po' innervosito per quello che era accaduto, però è riuscito a mettersi dietro le spalle il nervosismo e a ripartire a giocare nel modo giusto per addrizzare l'incontro. Sì, tutte e due le partite, sia Foggia che oggi, sono partite che dal punto di vista dell'atteggiamento è quello giusto, perché la squadra che va in difficoltà di risultato e che non molla e continua fino alla fine,
vuol dire che l'atteggiamento è giusto e che prova ad andare contro tutto e contro tutti. Per quel tipo di prestazione che abbiamo fatto, veramente non portare a casa i punti ci dà tanto rammarico. C'è tanto rammarico, purtroppo, al di là appunto delle prestazioni, dell'impegno, di tutto, la nuda matematica, la nuda realtà, i nudi numeri ci dicono che c'è ancora da lottare, c'è ancora, diciamo, molta strada da fare. Da lottare sicuramente, dobbiamo riuscire a agganciare questi play out, e non è scontato, perché anche il Carpi vincendo oggi si è rimesso sotto, però dobbiamo fare al massimo queste tre partite e portare a casa più punti possibile. E dallo sport alla cultura, allo spettacolo, con il cartellone di Elisabetta Berti, sentiamo. Ex dentista ed ex rocker siberiana Nina Krevitz è ormai da 10 anni un fenomeno della techno music, una top DJ che ha suonato nei migliori club del mondo e che il 30 aprile sarà al Tuscany Hall di Firenze. La chiamano la furia siberiana perché quando sale in console è capace di trascinare migliaia di persone con la sua deep house. Nina Krevitz è una delle DJ più affermate del clubbing mondiale, nota alle cronache per il suo grande talento e per essersi fatta largo in un ambito musicale in prevalenza maschile. Un'ascesa folgorante la sua, che in 10 anni ha portato alla fondazione di una vera e propria label personale, la Trip, e ad inviti e contratti nei più esclusivi locali d'Europa e del mondo. Da Amsterdam a Berlino, a Formentera, a Roma e Milano. Bene, per ora è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci.